Buongiorno, benvenuti a questo incontro online Ricette di Ripresa. Presento subito tutti gli ospiti. Beh, insomma, Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, buongiorno, lo conoscete, visto che siamo anche sulla tua pagina. Gian Maria, Daniele Ferrero, presidente di Venchi Spa, lo conoscono tutti quanti per il nome dei suoi prodotti, e Nino Trucchetti Provera, managing partner e fondatore di Ambienta SGR. Nino, buongiorno, Ciao uno che Nicola. ha pensato di investire nell'ambiente molto prima di tutti quanti gli altri fondi che all'epoca pensavano ad altro. Gian Maria, però il tema fondamentale in questo momento è la situazione in cui ci ritroviamo e cosa una banca come la tua, che si occupa della ricchezza degli italiani, pensa di poter fare, posto che in questo momento penso che di sicurezze ce ne siano davvero poche. Sì, beh, sai Nicola, questa è una crisi un po' diversa. Innanzitutto perché i risparmiatori, parte di questi, hanno dovuto mettere mano al portafoglio o per dare liquidità alla propria azienda o per sostituire la capacità dal reddito del lavoro. Quindi questo è un primo elemento differenziante. Il secondo è che la reazione è stata più pacata da parte dei risparmiatori perché questa è una crisi che interessa la salute e quindi che non è il bene più caro che abbiamo. Quindi almeno sul lato degli investimenti non c'è stato un panico che ha caratterizzato altre crisi. Il problema vero è che a livello di performance è stata molto severa perché non ha riguardato solo il mercato azionario, ma ha riguardato anche il mercato obbligazionario e una parte credito, che ha dato delle performance anche a doppia cifra, a parte per cui un cliente non si aspetta questo tipo di rendimento. Quindi devo dire che c'è stato un comportamento molto più maturo. Poi, come sai, nel medio periodo il patrimonio è funzione anche dello stato di salute dell'economia, in primis perché gli italiani investono un po' più in Italia, in secondo perché la miglior proxy per la crescita dei patrimoni è la crescita economica. E qui, a parte la fase 1, di cui ormai ne abbiamo sentite di ogni, a cui speriamo che questi soldi arrivino, c'è una fase 2, in cui continuiamo un po' tutti a preoccuparci di come mettere in primis in sicurezza queste aziende. Ma poi ci sono altre priorità, te ne cito tre su tutte. La prima, al momento noi abbiamo dato dei finanziamenti, stiamo dando dei finanziamenti alle aziende, ma le aziende avranno bisogno di capitale di rischio per fare investimenti e per ripartire. Quindi se non ci preoccupiamo come far arrivare l'equity, il capitale alle aziende italiane, ricordiamoci che la gran parte delle aziende italiane non sono quotate, quindi anche investendo in borsa, quello è un piccolissimo contributo che si possa dare. Non si va da nessuna parte e non credo che in questo momento sia una delle priorità che il governo si stia dando. Il secondo tema è i giovani, lo sai che questo è un tema su cui io sono molto molto legato perché siamo entrati in questa crisi con una disoccupazione del 33%, oggi probabilmente siamo abbondantemente sopra il 50%, sono quelli che rischiano di meno e quelli che dovrebbero dare più spinta a una ripresa. Il terzo tema che mi preoccupa molto è che quando ripartiremo ci avvicineremo all'estate. E sappiamo tutti quanto sia importante l'estate per il turismo italiano. E quindi se mettiamo troppi lacci e lacciuoli, il rischio è che si riapra, ma sia una falsa Ti partenza. posso Quindi per tutti fare questi motivi, una certo. domanda molto, molto, diciamo, tranchant? I mercati asiatici, se prendi come proxy l'indice di Shanghai, hanno perso, ma non in una maniera dirompente. I mercati americani hanno perso il doppio rispetto a Shanghai, ma hanno avuto un'iniezione di 2.000 miliardi di dollari da parte in generale dell'amministrazione Trump, e invece i mercati europei hanno perso il 30% del loro valore. Sto parlando di equity. Questo potrebbe essere un'idea di quelli che riprenderanno per primi, cioè potrebbe essere il podio della ripresa, o i mercati non rispondono assolutamente a questa fotografia? Secondo me c'è una componente legata alle aspettative di ripresa. Poi purtroppo noi non primeggiamo per capacità di reazione, cioè al momento se devo fare un ranking della capacità di gestione e di pianificazione dell'uscita dalla crisi, ecco, diciamo che non metterei l'Italia ai primi posti. Peraltro, come tu ben sai, si sta addirittura parlando che non solo le aziende stanno soffrendo, gli imprenditori devono mettere soldi alle proprie tasche. Ma si sta parlando di prendere altri soldi per finanziare le tasche dello Stato. Quindi diciamo che le priorità, secondo me, non sono proprio messe tutte a focus nel giusto modo. Dottor Vecchi, lei ha un brand che, insomma, soprattutto per chi viaggia come me, lo vede, non so in quanti aeroporti riesce a vederlo, dall'Asia all'Europa e oltre che a Roma. Però in queste settimane avete chiuso i negozi tradizionali, gli aeroporti hanno ridotto il traffico. Io poi non so quel canale quanto conti effettivamente per voi, però lei ha una prospettiva di quello che sta succedendo nel mondo e quello che un'azienda come la sua, che ha rivitalizzato un marchio, diciamo, che non stava proprio benissimo, possa fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Che
Che prospettive ci saranno? Secondo lei cosa state facendo? Noi abbiamo una prospettiva chiarissima dalla Cina, dove abbiamo comunque 35 negozi e abbiamo vissuto prima il lockdown, che ricordo lì è durato 3 settimane, okay. E 12, a parte Wuhan, e dove abbiamo riaperto con degli protocolli molto chiari, molto semplici, che tra l'altro abbiamo adottato anche in Italia, perché abbiamo fatto la stessa cosa anche in Italia in alcuni negozi, abbiamo riaperto. I protocolli prevedono le classiche norme di igiene che per un esercizio alimentare sono abbastanza note, abbastanza, diciamo, più le mascherine, e tutto sommato in Cina stiamo viaggiando a un meno 20, meno 15, in alcune zone della Cina, quelle più calde, anche a 100% rispetto all'anno scorso. No, aspetti, cumulato da gennaio ad oggi, ci avete recuperato? No, diciamo, dopo il lockdown. No, la fase di riapproccio alla normalità è quella. Che tra l'altro indica due cose, secondo me, e che io continuo a dire, ma nessuno mi sta ascoltando. Uno, che si può assolutamente operare in sicurezza igienica anche con un Covid che comunque continuerà, sta girando e continuerà a girare. L'importante è applicare tutte le stesse norme e applicarle in modo molto rigoroso. La seconda cosa, non aspettiamoci che quando riapriamo poi la gente si affolla subito nei bar e nella gelateria. E questo che a me sfugge, non è che poi ci sarà la ressa, perché ovviamente i consumatori in Cina, come tutti, sono attenti alla loro salute e quindi hanno timore. E quindi la ripresa, appena per la, come diceva, faremo la riapertura, sarà comunque una ripresa lenta. La gente ricomincerà a rifare, no, gli atti di consumo a cui era abituata in modo graduale, ahimè. Dico questo perché se il lockdown è molto più lungo, come in Italia lo stiamo facendo, poi la ripresa sarà comunque più lunga. E quindi sì, mi faccia capire una cosa, ma per la struttura della sua offerta, dei suoi negozi, ci sarà appunto strutturalmente una riduzione prevedibile delle persone che entrano, dunque del fatturato dei suoi dipendenti, o vista la struttura dei suoi negozi no? Sicuro sì. Ah, sicuro sì? Sicuro sì. Uno, il travel e il turismo, di cui noi tutti beneficiamo moltissimo, che operiamo in Italia nei consumi, che sia la gelateria Venchi piuttosto che la moda, sicuramente avremo il calo del turismo. E comunque, ripeto, la gente, abbiamo visto in Cina, per quanto ogni settimana che passa riprende esattamente come date a consumo, mantengono una certa distanza sociale, perché ormai questa è diventata un'abitudine. E quindi temo che tutti noi dell'Oreca e tutto quello che è il mondo della somministrazione, dell'entertainment in senso lato, avremo una ripresa molto lenta. Nino, noi ci conosciamo da vari anni e da vari anni ho visto l'ascesa della tua SGR, sostanzialmente investi in aziende non soltanto italiane, perciò io vorrei il tuo punto di vista da investitore rispetto a questo mercato e alle aziende che sono da Venchi, ma tante migliaia di aziende italiane, e se ci stiamo approcciando bene a questa fase 2, che prospettive vedi dal tuo punto di vista di investitore, attento, perché poi vuoi aziende che ovviamente crescono, questo è il vostro immagino, sulla sostenibilità, sull'ambiente, ma insomma, che sono una buona anche quella approssimazione del mercato italiano. Guarda, noi come ambiente siamo messi bene, però avendo 44 fabbriche in 3 continenti ed avendo fabbriche in 12 paesi europei, rispetto a tante chiacchiere che leggo sui giornali, magari ti posso raccontare un po' di vita vissuta. Esatto. Negli ultimi 7-8 settimane. Numero uno, noi stiamo parlando di una roba. Quando diciamo meno 15, meno 20% il PIL italiano a fine anno, nel 2009 fu il meno 4, meno 4,5. Quindi stiamo parlando di una roba che è 4-5 volte peggio del 2009, ordine di grandezza. Quindi stiamo parlando, se quella fu una guerra mondiale, questa è una guerra mondiale alla quarta o alla quinta potenza. Allora, 3 cose che io ho visto in maniera assolutamente chiara nei nostri fatti. La prima: le uniche fabbriche che abbiamo chiuso sono state in Italia. Cioè, una roba che forse non è chiara a chi ascolta là fuori è che il resto d'Europa non ha chiuso le fabbriche. Nelle altre paesi d'Europa, unica eccezione è la Spagna, dove ci hanno chiuso per 3 settimane, ma il martedì dopo Pasqua hanno già riaperto. Negli altri paesi europei ci sono state 2 robe che hanno fatto chiudere le fabbriche. La prima, hanno dato delle chiare regole di sicurezza e sanità che dovevi applicare, se non le applicavi evidentemente finivi. La seconda, alcuni imprenditori hanno chiuso le fabbriche per mancanza di domanda, ma viceversa tu potevi restare aperto.
Cioè, negli altri paesi europei la discussione sull'apertura, la chiusura delle fabbriche non c'è stata semplicemente perché non le hanno mai chiuse. Ancora oggi noi abbiamo 4-5 fabbriche chiuse in Italia e abbiamo aziende, se vuoi ti fornisco anche casi specifici, in cui noi abbiamo meno 35, meno 40 Italia, più 30% Germania. Mi dicono che la settimana prima di Pasqua consumi elettrici e industria in Italia meno 40, in Germania meno 30. Quindi noi stiamo parlando di una roba di questo genere. Non è colpa della Merkel che è cattiva, anzi la Merkel è più brava perché non ha chiuso e ha trovato un modo di andare avanti. Fatto numero due, parliamo tutti dei grandi sussidi. Nella nostra esperienza, delle nostre fabbriche, la cassa integrazione, cioè i sussidi a chi ha lavorato di meno, sono arrivati in Svizzera al secondo giorno, i più lunghi sono stati i francesi, ci hanno messo 2 settimane, direttamente ai lavoratori dai governi. In Italia, nelle nostre fabbriche, se va bene i soldi arriveranno a giugno. E quindi la realtà è che nella grandissima parte dei casi i lavoratori italiani hanno fatto le vacanze di Pasqua, nel senso che stavano a casa ma almeno potevano mangiare, con soldi anticipati dagli imprenditori che hanno anticipato la cassa integrazione. Sussidi alle aziende, noi non avevamo bisogno, addirittura in Svizzera l'abbiamo presi perché praticamente ci hanno obbligato, prendevi il 10%, prendi perché l'abbiamo già presi, il 10% del fatturato dell'altro anno, tasso zero, restituzione entro 5 anni, con un modulo di una paginetta, che se vuoi ti faccio avere perché noi l'abbiamo fatto. In Germania la stessa procedura, prendeva una settimana attraverso le banche di lender. Io non sono a conoscenza di una singola azienda italiana che ha preso un euro per adesso. Quindi noi stiamo parlando di una roba in cui c'è uno in mezzo al mare che sta affogando, gli altri gli hanno già tutti lanciato il salvagente, da noi stanno discutendo se devono prima insegnare a nuotare oppure se il mare calerà, però insomma sto cristiano sta ancora in mezzo al mare e il salvagente non gliel'ha ancora tirato. Terzo e ultimo fatto, l'altro giorno ero nel Consiglio del Plan Equity europeo, 28.000 aziende, 9 milioni di persone occupate, ti posso dire che molti raccontavano, io non ho retail, quindi non è un'esperienza diretta nostra, ma chi ha retail mi raccontava che pensavano di riaprire in molti paesi, ma che se le regole italiane saranno quelle di cui si sta parlando, rischiamo di non aprire. Voglio dire, è chiaro che se un ristorante fa entrare solamente un cliente dal punto di vista della salute è l'opzione migliore. Peccato che con un cliente solo il ristorante non riesce a pagarsi i costi fissi e quindi non riaprirà. Se devo fare una sintesi di tutti questi elementi che, ti ripeto, sono vita vissuta, posso dare i nomi delle aziende, concetto, cose che vedo tutti i giorni. Mentre nel 2009 fu una crisi finanziaria e quindi tutto era governato dalla Banca Centrale Europea, quindi essere tedesco, francese o italiano poco cambiava, perché di fatto ti doveva gestire uno che era lo stesso. In questo momento avere la Merkel o non avere la Merkel fa tutta la differenza del mondo. E quindi già noi eravamo tra quei pochi che soffrivano gli ultimi 10 anni, parliamo di crisi, quando nel resto del mondo è stato il più bel ciclo economico che la storia dell'uomo ricordi. Ma in questo momento... dicevamo prima con Gianmaria, è come se stessimo facendo una gara di 100 metri, gli altri 7 sono già partiti e noi qua continuiamo a discutere che scarpe ci dobbiamo mettere, di che colore, se dobbiamo partire prima con la destra o prima con la sinistra. Gli altri non hanno chiuso. Io sono drammaticamente preoccupato, non per ambiente, che grazie a Dio non ha problemi, non ha bisogno di aiuti da nessuno e siamo belli sereni, cioè belli sereni, abbiamo un sacco di casini ma nulla di drammatico. Sono drammaticamente preoccupato per il paese e i numeri te li ho dati. Sì, sì, ma i numeri ce li abbiamo anche in altri settori, è esattamente quello che dici tu, perché la cosa che mi preoccupa è che questa cosa qua la vedo diffusa per settori completamente diversi, perché valesse la tua industria, uno dice, beh, è l'industria di Nino, ma purtroppo quello che dici tu sarebbe grave ugualmente se fosse solo per la tua industria, vale per tutte le industrie in maniera orizzontale questa drammatica situazione di cui stai parlando tu, di ritardo e di task force che ancora non si sono occupate purtroppo delle cose vere. Però c'è un altro elemento, su questo Mossa mi deve dare una mano a capire, l'altro elemento è io ho sentito troppo in giro l'idea che una tassazione patrimoniale potrebbe essere il modo per recuperare risorse per poter immetterle nel sistema poi di welfare italiano, e questo però incide direttamente sul vostro mestiere, cioè è un'altra di quelle variabili che forse dovete governare. Ti dico la verità Gianmaria, guarda che questa cosa molti degli imprenditori amici tuoi e sono anche disponibili a pagarla,
Perché io vedo interviste di tantissimi imprenditori che dicono: ma che vuoi che sia, io posso pagare 10, 20, 30 mila euro. Ho letto interviste di grandi imprenditori che dicono: si potrebbe ripetere il prelievo di Amato, Violetta, non dico una bugia. E ci sono vice ministri che la dicono esplicitamente, c'è il capogruppo del Partito Democratico che ha chiesto non una patrimoniale, ma un aumento della tassazione sopra gli 80.000 euro. Quindi non voglio fare una questione personale, voglio fare una domanda pratica per gli investitori, quelli a cui ti rivolgi tu. Questo rischio di un intervento fiscale che possa deprimere il mercato anche del risparmio c'è o lo escludi? Allora, per rispondere brevemente, io lo escluderei, ma ti spiego anche perché. In primis, ce lo siamo un po' dimenticato, ma noi ogni anno paghiamo una patrimoniale pari allo 0,2% dei nostri investimenti, introdotta nel famoso 2011. Certo. Che vuol dire che in questi 10 anni abbiamo lasciato sul tavolo il 2% più o meno di tutti i nostri investimenti. Che vuol dire, diciamo spanometricamente, 70-80 miliardi, e che ogni anno ne lasceremo circa, diciamo, dai 5 ai 10. Stiamo molto alti. Aspetta che allora, mi prendo gli appunti, perché non è male, in effetti in 10 anni il 10% ci sta. Sì, beh, il primo anno era 0,10, poi sì, 0,15, poi 0,20, quindi siamo più o meno al 2% di tutti gli asset. Sì. Io non ricordo esattamente quanti soldi ai tempi c'erano quando c'è stato il prelievo sui conti correnti, ma secondo me non andiamo molto lontano da un buon anno di prelievo del governo Monti con lo 0,2. Prima considerazione. Seconda considerazione. Io credo che andare a prendere i soldi privati per tappare dei buchi pubblici non sia proprio la cosa più intelligente da fare, anche perché c'è un tema di fiducia. Io, ognuno di noi è ben disposto a metterci del proprio per dare una mano al paese, ma ci devono essere due precondizioni: un progetto credibile e delle persone credibili. E qui mi taccio. Il terzo tema è relativamente a cosa si possono fare con i soldi privati. Perché noi abbiamo due valori fondamentali in questo paese, il risparmio privato e le imprese. Quindi, semmai, dedichiamo il risparmio privato non tanto per finanziare il debito pubblico, ma per finanziare le imprese. E tu sai che noi siamo, nel nostro piccolo, molto impegnati a sfruttare una situazione molto difficile del paese per far succedere qualcosa di strutturale. Cioè mettere in condizione il risparmiatore privato di contribuire al finanziamento delle aziende e alla capitalizzazione delle aziende, ovviamente con dei livelli di protezione, perché non devono farsi male. Però Gianmaria, ti interrompo per una obiezione molto semplice, me la devi spiegare. C'è uno spiazzamento dell'investimento privato nelle aziende. Se il pubblico paga alle aziende, darà alle aziende investimenti anche rischiosi a tassi dell'1%, com'è possibile che un privato possa entrare in investimenti rischiosi, anche se canalizzato da intermediari come il tuo, a tassi che debbono remunerare un pochino di più il capitale per il rischio che prende? Non so se... No, ma è correttissimo. Però Nicola, l'1%, l'1,5% riguarda i finanziamenti sotto i 25.000 euro garantiti al 100%. Stiamo parlando veramente di poca cosa. Cioè, agli altri non ci credi che siano così bassi, gli altri quelli grassi. Anche vedo che no, anche Daniele no. Dice di no. Non ci credete ma che no. Siano questi tassi. Ma guarda che gira un tag che si crede. Lo sappiamo, io ho appena fatto un prestito a una banca e certo non è all'1%. Ma io dico i prossimi che hanno messo in piedi, poi io voglio fare l'ottimista, queste robe della SACE garantite, eccetera. Daniele, non ci credi? No, ma non è che non ci crede, è così, lo so, cioè ovviamente a tassi di mercato, ma è normale che siano... Mercato, ok, certo. Gianmaria. Quindi, essendo tasso di mercato, c'è lo spazio per dare un buon ritorno all'investitore privato e dare ossigeno alle imprese. Ma il tema può riguardare anche l'equity. In questo senso, il decreto liquidità, avendo alzato le garanzie, consente di poter creare dei canali alternativi di finanziamento. Ma il focus deve essere lì, creare le condizioni basilari, quindi regolamentari, di garanzie, di facilità operativa, per investire velocemente i soldi nelle aziende italiane. Anche perché ricordiamoci che le aziende italiane sono mediamente più piccole di quelle europee, e che la capitalizzazione di borsa non riflette la capitalizzazione del business delle piccole e medie imprese italiane. Quindi o si fa questo o, a mio avviso, ci vuole uno Stato molto più interventista, ma io farei fare al privato, sempre meglio lasciar fare al privato che al pubblico. Ferrero, se le posso chiedere una sua advisory, posto che lei ha lavorato per una grande azienda,
presidente di advisory, se fosse in mano sua la scelta, non voglio fare una nuova task force con Ferrero, qua ne abbiamo la sufficienza, ma se lei dovesse dare un consiglio a come far ripartire il retail, che è il suo mestiere, si metta col cappello non di Venchi, quello precedente della sua prima vita, che cosa mi faccia capire 3-4 cose per essere concreti che lei farebbe? Ma allora, io avrei già fatto riaprire l'Italia in sicurezza come ho detto prima. Tra l'altro voglio sempre, sulla linea di Nino, dire che noi in fabbrica a Cuneo, noi siamo una fabbrica alimentare, quindi abbiamo sempre potuto operare, che ho considerato un grande privilegio in questi mesi qua. Il 24 febbraio già operavamo con i nuovi protocolli, perché i protocolli erano già noti. Il 24 febbraio. Siamo al 24 aprile e stiamo ancora parlando delle famose scarpe da scegliere. Assurdo. Detto ciò, venendo sulla cosa pratica, per far riaprire il retail bisogna poter lasciare che la gente cominci ad andare in giro, fare sicuramente un massiccio piano di rivitalizzazione del turismo italiano, perché il turismo, credetemi, picchierà molto molto duro quest'anno per tutto il sistema paese, a tutti i livelli. Noi non abbiamo ancora capito quanto è importante la spesa dei turisti stranieri in Italia, in vari modi. Poi, in senso, diciamo, se proprio devo associarmi a qualche prescrizione, diciamo, di stampo governativo o legislativo, a me piacerebbe che si ritorni subito indietro sul decreto dignità. Ricordo che il decreto dignità ha bloccato il rinnovo dei contratti a tempo determinato. Adesso tutti questi povere ragazze rimarranno a casa e molto difficile. Ma l'hanno sospeso il decreto dignità, l'hanno sospeso, mi sembra. Hanno parlato di sospendere. Ah, non l'hanno ancora sospeso. Nicola, una roba sono gli annunci, una roba sono i fatti. Sì, ma in questo momento c'è un vulnus enorme sui contratti a tempo determinato. E questo, tra l'altro, sono fortemente utilizzati nel tutto sistema turistico, Horeca e retail. Quindi questo è un obbrobio enorme. E l'altra cosa su cui io mi associo, io farei anche questo, visto che c'è un'emergenza sanitaria, tutti hanno paura del contante. Porterei dei pagamenti digitali subito su tutto, così finalmente uccidiamo il nero una volta per tutte, perché comunque il retail della gente organizzata soffre sempre la concorrenza sleale di questo nero, assolutamente diffuso che abbiamo in Italia. E poi, non solo per il retail, ma per tutti noi che soffriamo questa crisi, e la soffriremo tutto quest'anno, quindi noi aziende che avremo cali del fatturato del 30, 40, 50%, e ci troveremo noi imprenditori a mettere a tasca, sicuramente mani in tasca, e mettere soldi nelle nostre aziende. E quindi mi associo a quello che diceva Gianmaria, invece di fare la tassa patrimoniale, perché non ci danno dei begli incentivi fiscali a noi, direttamente imprenditori, e a quelli vicino a noi, che possono essere risparmiatori, fondi di private equity, le banche private, per ricapitalizzare il sistema imprenditoriale italiano. Questo, tra l'altro, il nostro sistema è sempre stato sottocapitalizzato. Abbiamo sempre sofferto di troppo debito in generale, per quello che poi la crisi del 2008 e poi quella del 2020. Sì, sì. Ha picchiato così duro sui noi. Ma senta, mi spiega una cosa, ma il turismo, diciamo, italiano, domestico, che inevitabilmente resterà più in Italia rispetto all'uscita, perché come vale per noi, vale per Parigi, che vive di turismo più di quanto vive Roma in termini assoluti. E io capisco, la sua azienda è un conto perché vive molto negli aeroporti, cioè c'è quel tema lì. Ma lei pensa che potrà un po' compensare il calo della domanda del turismo straniero? Sicuramente compenserà, ma temo che non compensare gli stessi livelli, perché gli stranieri che vengono in Italia vengono, non so, gli americani, un sondaggio che succede, che ho fatto 2 o 3 anni fa, venivano in media una volta nella loro vita, e quando vengono gli americani in Italia spendono come non ci fosse un domani, certo. Perché lo sanno che poi la prossima volta non ci torneranno più. Certo. E quindi il consumo marginale del turista americano, canadese o cinese è molto più alto, quindi è incompensabile. Purtroppo. Chiarissimo. Nino, l'altra questione che ti voglio chiedere, ed è invece il tuo core business, secondo te in tutta Europa, ma in tutto il mondo, i temi ambientali, io la metto così perché sono un ottimista, certe fughe in avanti che forse nel passato avevano
fatto nel recentissimo passato, come posso dire, verranno smorzate, anche perché io recentemente in un incontro con Banca Generale ho detto che avrei voluto un fondo finalmente che investisse sul vizio, perché erano tutti quanti, no, come si chiamano, gli ESG. Io volevo investire in miniere di carbone, prostituzione, betting, gaming. Ti ricordi, Gianmaria, eravamo sì, con sì, i tuoi... c'era anche, sì, c'era tutto, c'era tutto. Perché io ho detto quella roba lì, e devo dire che se avessi investito in questo fondo forse oggi mi sarebbe, no, forse, vabbè, lasciamo perdere. Allora, beh, ci sono alcuni siti che sono andati molto bene rispetto all'INPS. E il però la domanda, no, Nino, è molto seria, a parte la battuta, perché sennò siamo troppo tutti seri. Però ecco, hai capito il tema. Cioè, no, l'ho capito. Allora, scusa, dipende che di cosa stiamo parlando. Cioè, siccome c'è, cioè, io non. Ci sono dei trend che sono là per rimanere, no? Cioè la vera sostenibilità, il vero business ambientale è un mega trend che passa attraverso le crisi. Tu sai, noi siamo nati durante l'Iman, stiamo passando il coronavirus. Allora, se la gente vuole meno chimica nel cibo, i coloranti naturali continueranno a crescere molto di più dei coloranti chimici. E IKEA ha scoperto che con le vernici base acqua, invece delle vernici base solventi, ti danno dei mobili che non hanno delle vernici che sono infiammabili e tossiche, e in più ti costa molto di meno, le vernici base acqua continueranno a crescere più. Continueremo a mettere filtri dove gira aria e dove gira acqua per fare in modo che siano meno inquinanti per chi le respira o per chi le beve, eccetera, eccetera. Posso andare avanti? Allora, tutto quello che però è la gran parte della sostenibilità, almeno, scusami, è quello per cui l'ambiente è diventata famosa. Noi abbiamo fatto mediamente 30% di ARR netto per i nostri investitori, perché abbiamo investito su quelle robe là continueranno a crescere. In parallelo è evidente, e se vuoi per nostra fortuna, e dove sono andati quasi tutti gli altri, c'è un sacco di fuffa. Io sono 30 anni che mi occupo di questa roba, è chiaro che c'è anche quello che ti dice che non devi fare la doccia piuttosto che le macchine dovrebbero andare aria, non un sacco di fuffa. La fuffa evidentemente crescere con l'andar su del ciclo economico, e si sgonfia nel momento in cui il ciclo economico va giù e la gente ha preoccupazioni come sopravvivere, trovare un lavoro, mangiare, roba del genere. Scusate, tanto vero, vedo Gianmaria che annuisce, che con Gianmaria da qualche settimana abbiamo lanciato il primo long short al mondo basato su questo concetto, che da una parte investe in questi lunghi trend dove ambiente ha puntato ormai da 12 anni, ma nell'altra cosa shortiamo la fuffa. Cioè, le prime 6-7 settimane in cui è stato un disastro un po' per tutti. No, ma aspetta, spiega bene. Cioè, tu c'è un fondo che va long short sull'ambiente, cioè fuffa shorti, e vai lungo invece sulle cose che corrigerete. Sì, è beh, stupendo il long short. Assolutamente sì. Sì. Nicola, se posso aggiungere la fuffa, shortiamo anche quelli che vengono distrutti dalla sostenibilità, cioè nel momento in cui i coloranti naturali crescono il 12%, è chiaro, i chimici magari vendono di meno, eccetera, eccetera. Che vuole dire, Gianmaria? No, che devo dire che è stata forse l'unica soluzione che ha avuto rendimento pari a zero in questo disastro, quindi chi ci ha messo cosa soldi, però, Nino, poi ti faccio chiudere a te, perché ci siamo dati 30 minuti, ho bisogno di una domanda velocissima, Nino mi deve rispondere su questo. È finito il mondo delle start-up? Si è rallentato completamente? Beh, allora in questo momento noi annunceremo a breve, noi abbiamo fatto due investimenti prima di Pasqua, per cui secondo me quando i trend ci sono e c'è un progetto industriale dietro, non deve essere il breve periodo, ma noi guardiamo il lungo. Allora è chiaro che in questo momento, ragazzi, c'è un'incertezza mostruosa. Investire in questo momento in Italia, o sei un pazzo scatenato come me, come noi, pure è molto difficile, perché oggettivamente al di là di un sacco di comitati, al di là di un sacco di professori, al di là di un sacco di robe, qua non c'è una certezza neanche a morire, no? È chiaro che comunque in generale nel mondo gli investimenti stanno andando giù, ma gli investimenti nel momento in cui tu dai orizzonti certi ripartono in un minuto, è pieno di soldi disponibili per investimenti, è pieno. Il problema è che i soldi li investi nel momento in cui hai delle certezze di medio periodo. Oggettivamente, se oggi uno deve investire, investe in tanti altri paesi prima che investire qua. Ma ragazzi, allora, è un problema Italia, peraltro, e poi mi taccio, il problema che più mi dà fastidio è che in questo momento la narrativa che leggo là fuori, con poche eccezioni, Nicola, tu sei una delle poche, è quasi di una lotta tra economia e salute.
tra imprenditore e salute, siamo tornati quasi al padrone. Sì, cioè, sì. Oggi è molto più sicuro, parlo con, ci ho parlato ancora stamattina, è molto più sicuro andare a lavorare dentro la fabbrica di Tecnogym che andare a fare la spesa all'Esselunga. Chiaro. Per chiarirsi, capisci? Anzi, è che un po' è la l'ambiente è sempre stata una grande alfiera dell'economia sostenibile, dello sviluppo sostenibile, dove non c'è solo sostenibile, c'è anche sviluppo. Però moriamo, se no torniamo all'età della pietra. Ecco, a me sembra che qua la narrativa che leggo là fuori, il famoso la decrescita felice, ecco, io non sono felice per niente. Per niente. Siamo tutti d'accordo con Nino che mi sembra veramente la sintesi migliore di quello che abbiamo detto dal punto di vista industriale, però Gianmaria l'ultima battuta veramente te la devo fare, in questo momento ci lamentavamo, quando è che ci siamo visti l'ultima volta? Forse un paio di mesi fa sulla 1400 miliardi, eravamo a Torino, ti ricorderai, insieme a una manifestazione generale, 1400 miliardi sui conti correnti italiani in liquidità, non è un unicum perché mi hai detto che in Germania ce ne sono anche di più, beh questo però che all'epoca era un rischio oggi diventa una specie di elefante in una cristalleria, perché chi oggi se la sente di smobilizzare quella liquidità o non è così? No, beh, hai ragione, abbiamo bisogno di certezze, sicuramente oggi la propensione a investire nel nostro paese è ai minimi storici. È chiaro che, come ha giustamente detto Nino, ci sono da ogni criticità, da ogni crisi ci sono delle opportunità e nei momenti di grandissima volatilità e investendo programmato in un medio lungo periodo si possono fare i soldi, non certo comprando sui massimi o certo. Sui minimi, quindi se uno avesse lo stomaco io oggettivamente inizierei a fare un piano di accumulo e sicuramente a distanza di un paio d'anni sarei soddisfatto. Bene, direi che con questi segnali io saluto Nino Tronchetti, saluto Daniele Ferrero, Gianmaria Mossa, devo dire che per me che faccio televisione, che leggo tutti i giornali, il giornale unico del virus, per cui pare che stiamo tutti quanti morendo per questa pandemia, per cui quello che diceva Nino, l'impresa deve stare ferma perché è in contrapposizione alla salute, beh insomma un incontro come questo mi dà un po' di speranza, dovremmo farne di più, perché insomma basta, perché sennò voglio dire la differenza veramente tra una recessione e una depressione è in questa testa qua, e se non ce la togliamo questa idea saranno cavoli neri. Vi ringrazio davvero Gianmaria per averci ospitato, grazie. Nino e Daniela per essere stato con grazie. Noi. Buongiorno. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.